Buonasera a tutti. La segretaria procede con l'appello. Presente. Giuliano Francesco, Marcone Giammarco, presente. Basilica Paolo, presente. Giuliano Ugo, presente. Prospero Alfonso, presente. Diluzio Cinzia, presente. Dichiaro la seduta aperta. Prima di iniziare questo consiglio comunale, chiedo di osservare un minuto di silenzio per i 5 deceduti e in generale per tutti del Covid 2019. Grazie. Invito il consigliere a prendere posto, grazie. Allora, prima di iniziare con i punti all'ordine del giorno, vi faccio presente che l'avvocato... Prego. In ordine del Consiglio Comunale comunico che, come era stato anticipato nel Consiglio scorso del 26 febbraio, è stato costituito il gruppo consigliare Fratelli d'Italia, eletto come capogruppo il consigliere Figliani, e la maggioranza del gruppo Apri la sfida continua invece ha nominato, individuato il consigliere Gabriele Assolfi come capogruppo per tale gruppo. Consiglio la comunicazione come presa d'atto del Consiglio ai sensi del regolamento. Ok, allora vi faccio presente che l'avvocato Roberto Prosperi ha presentato una petizione da portare all'attenzione di questo Consiglio Comunale, se ne volete una copia ce l'abbiamo qui. Adesso votiamo. Gliel'abbiamo già dato? Gliel'abbiamo già dato? Sì. Allora, adesso votiamo che il punto 4 lo passiamo al punto 1 perché è arrivato il consigliere regionale Di Matteo, così non lo facciamo attendere. Favorevoli? Unanimità. Ratifica soluzione presidio ospedaliero San Liberatore di Atri, riconversione. Relazione. Sì, grazie. Va bene così? Mi devo mettere lontano. Signor Sindaco, colleghi consiglieri, saluto anche il consigliere regionale Di Matteo. Dirò poche cose.
farò alcune, diciamo, riflessioni che sono comunque doverose da parte mia, che sono operatore sanitario del nostro presidio ospedaliero e anche consigliere comunale. Volevo dire brevemente che quando è arrivata la notizia che il nostro presidio era stato trasformato in ospedale Covid e quindi doveva far fronte a un'emergenza sanitaria molto importante che ha colpito tutto il nostro paese, sono stato preso da due sentimenti contrastanti, oltre che a un senso di ansia, perché per l'evento che mi coinvolgeva sia da un punto di vista professionale che personale. Da una parte l'orgoglio forse per il fatto che eravamo stati scelti per fronteggiare per un compito così difficile e nuovo, dall'altra parte la paura soprattutto per la sicurezza di noi stessi, di tutti gli operatori, per la sicurezza dei nostri familiari, per la sicurezza degli utenti, ma anche il timore di non poter essere all'altezza di questo compito. Tutto questo insieme ad un innegabile timore politico di poter essere ancora una volta in mezzo a manovre e beghe poco chiare per il futuro del nostro ospedale. Devo dire che queste percezioni non sono state soltanto le mie, ma sono state anche di quasi tutto il personale del nostro nosocomio. Alla fine quello che è prevalso un atteggiamento di grande responsabilità da parte di tutti, che mi ha aiutato personalmente a superare le giuste perplessità che c'erano state all'inizio ed intraprendere con tutti, con forza, con tutto il personale, con tutti i miei colleghi, un percorso nuovo e difficile che comunque ha segnato la nostra vita. Ora possiamo dire che a questo punto possiamo dire di aver visto bene comunque andranno le cose. Voglio ringraziare innanzitutto tutte le imprese, tutte le aziende, i cittadini che hanno partecipato a donare mezzi cospicui per la nostra struttura. Voglio e quindi la vicinanza, l'affetto dell'opinione pubblica e anche di tutte le istituzioni che ci sono state sicuramente vicino e ci hanno incoraggiato ogni giorno. Noi non siamo degli eroi, noi operatori sanitari, siamo stati definiti eroi, ma non lo siamo sicuramente perché stiamo assolvendo un compito difficile, sicuramente nuovo, ma che non poteva essere fatto da altri. Chi se non noi poteva assolvere questo compito e quale struttura se non un ospedale poteva fronteggiare un'emergenza di questo tipo? Noi medici, molti infermieri ci siamo trovati di fronte a cose che non avevamo mai visto, soprattutto la morte così da vicino. Mai vista in questi termini, mai così frequentemente e soprattutto nella solitudine, la cosa più raccapricciante, spesso senza poter fare nulla. In Italia si dice, chi fa il proprio dovere spesso viene identificato come eroe. Il problema è che forse deleghiamo spesso anche inconsciamente le nostre responsabilità e le nostre paure e siamo sollevati quando qualcun altro le assolve al posto nostro. Così li chiamiamo eroi, così sono contenti tutti di non doversene occupare per noi. Tutto questo è umano, ma sicuramente con l'eroismo non c'entra nulla. Bisognerebbe riflettere a questo punto sulla scelta della sanità pubblica, bisognerebbe scegliere sulla sua inderogabilità in un paese moderno e civile, sulle battaglie fatte e da fare, sul suo potenziamento e sul suo rinnovamento e sulla scelta vincente della territorialità nei confronti del concentramento e dell'ospedalizzazione. Forse questa occasione ha definitivamente codificato il nostro ospedale come nosocomio del territorio e dell'ospedale di tutti. Non c'è stata nessuna chiusura, non c'è stato e nessun campanilismo ci ha sfiorato. E questa sicuramente è una conquista. Speriamo che da questa tragedia di aver appreso qualcosa. Io spero di sì, anche se non ci credo tanto. Sicuramente abbiamo imparato che occorre
un modello di ospedale evoluto, in grado di rispondere ai bisogni mutati dei singoli cittadini e alle nuove richieste della società, pensato sulla scorta delle esperienze operative che si stanno realizzando a livello internazionale e nazionale. L'umanizzazione e l'innovazione dei luoghi di cura sono diventate la priorità. Sicuramente è più semplice costruire un nuovo ospedale che riorganizzare un vecchio edificio dove si svolge la normale attività clinica. Realizzare una struttura nuova in ogni territorio è possibile a questo punto, perché questo è uno dei pezzi su cui si sta muovendo la nuova strategia sanitaria che si metterà in campo ben presto per cogliere finanziamenti che poi si seguiranno. Io non entrerò nel merito dei progetti edilizi e sanitari, anche perché non mi competono. Oggi di esperti improvvisati ne abbiamo visti tanti e ce ne sono tanti. Comunque è sicuro che la ASL deve dotarsi di progetti validi e nuovi per intercettare questi finanziamenti. Qualche indicazione noi l'abbiamo data tutti in quel documento che abbiamo approvato, che rappresenta secondo me un formidabile supporto per chi dovrà poi lavorare politicamente per la sua attuazione e soprattutto per la verifica degli impegni che vengono assunti in questi giorni. Abbiamo visto nella nostra sanità ultimamente tanto slancio solidale, ma abbiamo visto anche qualche ritardo, abbiamo visto qualche precarietà, abbiamo visto pochi investimenti, poca visione per il futuro. Ma nonostante tutto io non cambierei con nessun'altra sanità del mondo la nostra sanità, nonostante i suoi pregi e i suoi tanti difetti. La sanità deve essere pubblica, deve essere per tutti, deve essere territoriale e all'altezza dei tempi nuovi. La parola d'ordine che deve uscire da questo Consiglio Comunale questa sera per arrivare alla città e per arrivare alle istituzioni deve essere il potenziamento della nostra struttura, perché si tratta di merito che abbiamo dimostrato. Non sono queste sicuramente delle rivendicazioni campanilistiche. Noi non dobbiamo farci più sorprendere dai nuovi virus e dalle incognite sanitarie future, perché l'emergenza non è finita. Adesso inizia il post che sarà molto più difficile da gestire, perché pazienti vecchi e pazienti nuovi avranno bisogno di essere seguiti in una struttura, la nostra struttura separata e autonoma, ma vicina alle altre terapie. Noi siamo pronti con il nostro ospedale per questo progetto che è stato presentato da poco, e speriamo che questa situazione torni alla normalità al più presto. Tutto questo secondo me ci qualifica, tutto quello che abbiamo fatto, e non ci declassa. Noi dobbiamo esigere attenzione e finanziamenti perché abbiamo risposto, stiamo rispondendo e vogliamo essere sentiti. Non si tratta di premi, perché noi non abbiamo bisogno di premi. Esigiamo tutto quello che ci spetta come ATRI e come territorio. Per questo motivo noi del Partito Democratico, ma come tutti gli altri, chiediamo che questa risoluzione venga, insieme a una lettera del sindaco, inviata a tutti i sindaci e a tutti i consigli comunali del comprensorio per coinvolgerli e perché si attivino tutti. Grazie, ho terminato. Buonasera a tutti, consiglieri, assessori. Saluto il consigliere regionale Di Matteo. Abbiamo ascoltato ovviamente con grande attenzione l'intervento del consigliere Prosperi, che non è stato chiaramente un intervento qualsiasi, perché è stato un intervento che viene da chi è stato direttamente sul campo in questi mesi e che ci ha riportato alcune testimonianze di quello che è stato vissuto nel presidio ospedaliero di Atri, un presidio che non ci scordiamo mai di ripeterlo, perché solamente dare onore alla verità, che ha dato una risposta eccezionale, riconosciuta non solo da tutto il territorio ma in assoluto da tutti gli organi di stampa, fino addirittura alla stampa nazionale.
un intervento commovente anche quello del consigliere Prosperi, perché è anche l'intervento di un medico che si è trovato dall'oggi al domani a cambiare quasi praticamente completamente la sua professione, perché lui è un chirurgo e quindi, come tutti i chirurghi, gli ortopedici, diciamo i medici delle branche chirurgiche che sono entrati poi ad operare nell'ambito del Covid, e come ho detto io, un avvocato che il giorno dopo si ritrova a fare il commercialista. Ciononostante, la risposta anche di questi operatori del presidio ospedaliero è stata una risposta qui in Atri eccezionale, quindi è ovvio che oggi, o forse quando se ne dovrà parlare in occasione di una più generale riorganizzazione del presidio ospedaliero, questo territorio comunque si aspetta non una ricompensa, io non la metterei così per quello che è stato fatto, ma di qualcosa che va riconosciuto a questo presidio, a questo territorio, ma a questo presidio non perché si è cimentato nell'ambito del Covid e quindi per questo va ricompensato, perché come ha detto bene il consigliere questa città e questo territorio non hanno bisogno di ricompense, ma che venga riconosciuto quello che forse noi abbiamo detto da sempre, cioè in questo presidio ospedaliero ci sono delle grandissime professionalità, ci sono delle grandissime sensibilità anche in termini umani. Se prima lo dicevamo noi, lo diceva questo territorio, oggi questa testimonianza arriva, è innegabile che arriva. Oltre naturalmente all'intervento del consigliere, a salutare tutti i consiglieri, saluto anche il consigliere regionale Di Matteo. Io avevo invitato la massima autorità sanitaria regionale, l'assessore Veria, a partecipare questa sera. Mi aveva detto che forse sarebbe venuta, che avrebbe dovuto vedere e conciliare chiaramente i non pochi impegni di questo periodo proprio per la pandemia ancora in corso. Questa mattina formalmente con una nota ha delegato alla partecipazione il consigliere Di Matteo. Il consigliere regionale che anche in questo caso non è un consigliere regionale qualunque, perché sono vivo testimone della vicinanza del consigliere Di Matteo a questo territorio da quando l'ospedale di Atri è stato individuato come ospedale Covid. Ne sono testimone perché con lui ho avuto un contatto continuo, c'è stato un contatto continuo anche in questo periodo in generale con la direzione sanitaria, è venuto più volte ad Atri, ci ha dato una mano anche con la regione nella risoluzione di alcune problematiche, ricordo quella legata insomma al farmaco, al cosiddetto farmaco su cui ci fu un intervento anche sulla stampa inappropriato, si è fatto promotore anche di un cospicuo finanziamento da parte di privati, anche si è fatto già sentire insieme a me chiaramente in regione per la risoluzione che sostanzialmente andiamo a votare oggi, di cui do lettura, e comunque più in generale chiaramente non ricordo, è venuto diverse volte, ha avuto parecchi contatti anche con diversi responsabili e primari oltre che con la direzione sanitaria. E, dicevo, oggi è stato delegato dall'assessore regionale. Io ora do chiaramente lettura di quella che è la risoluzione che ci accingiamo a votare, proposta in commissione capigruppo sostanzialmente da tutti i gruppi consigliari del comune di Atri e da tutti i capigruppo, salvo poi lasciare naturalmente la parola agli altri consiglieri e all'intervento naturalmente di chi oggi rappresenta l'assessore regionale. Allora, il Consiglio Comunale di Atri individua la seguente proposta, che sostanzialmente poi è la proposta di riorganizzazione per questa fase 2 del presidio ospedaliero, è già presentata dalla direzione sanitaria all'unità di crisi venerdì scorso e che dovrebbe essere approvata
domani nel nuovo incontro, nella nuova riunione dell'unità di crisi. Il Consiglio Comunale di Atri individua la seguente proposta quale massima garanzia in un momento di emergenza sanitaria affinché il nosocomio San Liberatore sia riorganizzato presto nelle varie unità operative oggi sospese in dipendenza della trasformazione in Covid Hospital. Realizzare una separazione del percorso assistenziale dei pazienti con sintomi respiratori rispetto a quello di pazienti senza sintomi respiratori, a fronte del basso afflusso di pazienti con patologie respiratorie, le due funzioni potrebbero essere riorganizzate e riallocate. Nello specifico, il cosiddetto vecchio ospedale sarebbe dedicato all'assistenza dei pazienti confermati o sospetti Covid-19, mentre nel nuovo padiglione sarebbero riorganizzati tutti i percorsi cosiddetti non respiratori. L'ospedale San Liberatore sarebbe diviso così in due parti per garantire la massima sicurezza a tutti i pazienti e agli operatori fino alla fine dell'emergenza sanitaria. Il piano di riorganizzazione consentirebbe un'effettiva segregazione funzionale e fisica dei percorsi assistenziali riferiti a tutti i casi Covid-19 per tutte le esigenze diagnostiche assistenziali, rimodulando l'offerta di posti letto e la loro afferenza e attribuzione di responsabilità, soprattutto in base alle nuove esigenze ed organizzazioni sanitarie territoriali. Il piano, una volta messo in campo, disporrebbe un insieme di riaggregazioni e accorpamenti di sezioni di degenza per contenere e limitare la presenza del personale in servizio e riconnotare comunque la parte dell'ospedale Covid-free attraverso processi di aggregazione di strutture e attività operative per intensità di cure, il tutto nella duplice prospettiva di poter ridistribuire al bisogno risorse di personale verso attività assistenziali di prima linea nel contrasto all'infezione da SARS-CoV-2 e di contenere allo strettamente necessario gli spostamenti delle persone quando non dedicate a servizi assistenziali o prestazioni indifferibili. Si ritiene necessario che siano garantite nella fase di transizione tutte le attività ambulatoriali previste dalle disposizioni vigenti e di aumentarle progressivamente con il diminuire dell'emergenza Covid. Che il contributo a fronteggiare l'emergenza Covid assicurato dall'ospedale San Liberatore e dai suoi operatori sanitari venga riconosciuto da tutte le forze politiche, dalla sanità regionale e dalla ASL di Teramo attraverso il ripristino dei reparti e servizi già esistenti, avvalendone il potenziamento e l'efficientamento in termini di uomini e mezzi, che lo stanziamento dei finanziamenti statali per la sanità pubblica veda anche come destinatario il presidio ospedaliero di Atri. Quindi sostanzialmente la proposta per la fase 2 che sarà esaminata domani dall'unità di crisi è quella di dividere il presidio ospedaliero sostanzialmente in due ospedali con due percorsi distinti, uno come percorso Covid che vedrebbe un pronto soccorso che sarebbe diviso esattamente in due pronti soccorsi e nel momento in cui c'è un caso Covid sarebbe trasportato da una navetta su parte del vecchio presidio che sarebbe destinato in parte come reparto Covid con due radiologie, una interna dedicata ai servizi diversi dal Covid del presidio che eroga il presidio ospedaliero e una radiologia sostanzialmente esterna. Quindi diventerebbe, dicevo, due ospedali distinti con un protocollo ben preciso realizzato e colgo qui l'occasione anche per ringraziare il dottor Gaetano Pallini che ha dato un contributo notevole oltre che nella fase di trasformazione in ospedale Covid anche in questa fase per il ridisegno del nuovo presidio ospedaliero, in modo da ripartire con gli interventi e tutte le prestazioni specialistiche consentite dal decreto Marsiglio, che oggi in tutti gli ospedali comunque non consente gli interventi ordinari, ma sostanzialmente solo le urgenze. Questo per la fase 2, per poi passare alla fase 3 con, auspichiamo, una riconversione totale del presidio ospedaliero. E quindi si chiede come città di Atri e come amministrazione comunale sostanzialmente di che domani l'unità di crisi approvi quello che è il piano realizzato
che qui proponiamo, che è sostanzialmente quello proposto dalla direzione sanitaria locale, che pure il consigliere regionale ben conosce, appunto perché insomma si è già fatto promotore di una iniziativa in tal senso. Lascio la parola chiaramente agli interventi di consiglieri. Se ci sono, prego. Buonasera a tutti, saluto anche il consigliere di maggioranza Di Matteo, ci fa piacere della sua presenza oggi in questa assise. Per quanto riguarda questo punto all'ordine del giorno, io mi rimetto a un brevissimo intervento di natura tecnica per spiegare anche come si è arrivati a questo documento, a questa risoluzione, che la città deve sapere anche come si è arrivati al documento che oggi siamo chiamati a ratificare tutti insieme. Annuncerò naturalmente che noi siamo favorevoli alla ratifica, il gruppo del Partito Democratico rappresentato da me e dal dottor Prosperi per il documento, per questa risoluzione. Già come gruppo il 18 aprile abbiamo protocollato una richiesta di convocazione di Consiglio Comunale urgente per affrontare questa tematica, perché diverse erano le proposte di cui si parlava in materia. C'era chi propendeva per l'apertura di una sede diversa, distaccata dal presidio ospedaliero San Liberatore. Le soluzioni erano diverse. Noi, come gruppo consigliare, come Partito Democratico di Atri, abbiamo sposato la linea della divisione del presidio in maniera tale da dare una risposta oggettiva, concreta, a quelle che erano le preoccupazioni che erano sorte nella nostra comunità. Infatti l'avvenuta conversione dell'intero presidio San Liberatore in Covid Hospital a seguito delle indicazioni fornite dalla unità di crisi della ASL di Teramo, sancite poi anche dagli organi competenti regionali, che ne esigevano la destinazione quale ospedale Covid-19, sono piombate, non nascondiamocelo, senza alcun preavviso, come un macigno sulla nostra comunità, che non era stata opportunamente preparata ad assimilare una tale trasformazione. E questo ha suscitato preoccupazioni, ovvie preoccupazioni. La complicata e critica emergenza sanitaria ha condotto di fatto all'inibizione delle attività assistenziali ordinarie. Tutte quelle che erano le unità operative sono state sospese funzionalmente. Fino a quel momento erano state garantite dal presidio ospedaliero di Atria una vasta comunità. E questo ha suscitato preoccupazione e sgomento nell'opinione pubblica sul futuro del nosocomio. Sentimenti che si acuivano di fronte alle evidenti difficoltà dovute alle restrizioni imposte dalla nota crisi epidemiologica in atto. Ricordiamo tutti i decreti che si sono susseguiti e che hanno sempre più ristretto la possibilità di movimentazione e di fatto la libertà di tutte le persone. La linea adottata dal Partito Democratico all'inizio dell'emergenza sanitaria, e non soltanto per la problematica del Covid Hospital, è stata quella di evitare ogni forma di polemica strumentale, per evitare di aggiungere ulteriori preoccupazioni alla città. Senza alcuna forma di ansia da prestazione, abbiamo cercato di contribuire alla gestione della crisi, seppur dai banchi dell'opposizione e senza che ci venisse chiesto nulla, con proposte concrete, nella consapevolezza che ad un problema comune che mette in pericolo la vita delle persone nella nostra città e nel nostro paese, la politica debba saper offrire risposte condivise, risposte comuni. Questa linea è stata adottata anche in merito al problema della conversione del presidio ospedaliero di Atri in Covid Hospital. Quindi nel corso dell'emergenza sanitaria non abbiamo chiesto come e perché si è arrivati a scegliere il presidio ospedaliero di Atri come ospedale Covid. Ci sarà tempo e modo per farlo. Né abbiamo aspettato che qualcuno convocasse una conferenza permanente dei capigruppo, che avrebbe forse agevolato senza dubbio la condivisione delle proposte da offrire alla città. Ciononostante abbiamo ritenuto comunque necessario cercare una strada che garantisse meglio di ogni altra una risposta concreta alla preoccupazione unanime dell'opinione pubblica circa il futuro del nostro ospedale. Abbiamo considerato positivamente le mutate emergenze sanitarie, stiamo parlando dei giorni immediatamente precedenti il 18 di aprile, che erano caratterizzate da una fase di iniziale decrescita anche dei ricoveri Covid con difficoltà respiratorie, e l'avviata ristrutturazione di altri centri ospedalieri a livello regionale e provinciale in vista della cosiddetta fase 2.
Dette circostanze, insieme all'opera di settorializzazione posta in essere presso il presidio di Atri, suggerivano la possibilità di una graduale riattivazione delle unità operative cosiddette Covid-free, senza attendere la completa risoluzione del problema epidemiologico. Non sappiamo ancora oggi quando sarà risolto. Nell'inizio della cosiddetta fase 2, potendo ridimensionare le risorse destinate alla gestione dei casi sospetti o accertati come Covid-19. Infatti il nostro presidio ospedaliero può essere riorganizzato, e così sta accadendo, al fine di selezionare due macro aree separate, una cosiddetta ospedale Covid-free e l'altra ospedale Covid-19, attraverso una ragionata rimodulazione degli accessi, dei percorsi, degli spazi e delle procedure, in modo tale che costituiscano due entità completamente separate e distinte. E anche io mi aggiungo al nostro sindaco nel ringraziare tutti i componenti dell'unità di crisi, in prima persona anche del dottor Pallini, che hanno lavorato e stanno lavorando per una compiuta risoluzione del problema. La completa ed esaustiva divisione dei due ambiti richiede scelte tecniche che non possono essere rimesse a noi in questa assise. Ci rimettiamo naturalmente agli esperti e ai tecnici del settore. Il presidio ospedaliero di Atri appare strutturalmente idoneo per una completa settorializzazione delle attività sanitarie, tale da permettere la coesistenza di due ospedali, con possibilità di una futura riparametrazione degli ambienti e dei settori in base alle diverse necessità che dovessero eventualmente sorgere. Si spera in una definitiva soluzione del problema Covid, ma secondo me possiamo dare e siamo in grado di dare una risposta anche per un'eventuale recrudescenza. Naturalmente, quello che chiediamo, e approfitto della presenza del consigliere Di Matteo, è di dare risposta a quella che questo consiglio oggi chiede, alla domanda che facciamo oggi come consiglio comunale, cioè mi unisco anche alla parola del sindaco, non vogliamo chiedere un ringraziamento per quello che è stato fatto, perché quello che è stato fatto doveva essere fatto. È una risposta concreta, è una risposta responsabile che è toccata ad Atri e che è per la quale Atri non si è tirata indietro. Ciò non toglie però che occorre un impegno concreto della Regione Abruzzo, non soltanto per il ripristino totale di tutte le unità operative che c'erano, ma anche di un eventuale potenziamento. Un esempio, io porto come esempio l'ospedale di Palestrina, nella Regione Lazio. Anche lì questa scelta è caduta come un macigno su quella città. E la Regione Lazio si è impegnata al potenziamento dell'ospedale di Palestrina, ad esempio con l'implementazione della pianta organica, nuova sala di terapia subintensiva, novità assoluta che permetterà l'upgrading di molti servizi a cominciare dal reparto di maternità e ginecologia. Ma questo per fare un esempio, sicuramente a cascata arriveranno tanti altri esempi. E perché no? L'Abruzzo perché non può essere capofila, da capofila per questa esperienza? In piena emergenza sanitaria questa scelta per noi rappresenta per ora la massima ed unica garanzia per la sopravvivenza dell'ospedale di Atri. E se ben governata nelle successive fasi potrà essere anche il volano per un nuovo potenziamento dell'intero presidio. Abbiamo quindi proposto una discussione aperta su questa proposta, chiedendo la convocazione urgente del Consiglio Comunale per condividerla con gli altri gruppi consiglieri di maggioranza e di opposizione, affinché tutti contribuissero alla stesura di un documento comune. La Conferenza dei Capigruppo, che è stata convocata proprio su questo tema, ha permesso un primo confronto costruttivo sull'argomento ed i tempi ristretti a disposizione per dare forza politica ad una riconversione nel frattempo già avviata, nei fatti, almeno nella fase della progettazione, presso l'unità di crisi della ASL di Teramo ha portato alla stesura della risoluzione da trasmettere agli organi competenti che oggi siamo chiamati a ratificare. Si sperava l'unanimità, ma a causa di alcune assenze probabilmente non la raggiungeremo. Quindi esprimiamo il parere favorevole per la ratifica della risoluzione e per la comunicazione agli organi competenti come Partito Democratico. Grazie. Prego. Buonasera Sindaco, Presidente del Consiglio, consiglieri, ringrazio chiaramente il consigliere Emiliano non soltanto per la presenza qui questa sera, visto che parliamo del nostro ospedale in questi anni, più volte purtroppo ci siamo trovati a dover discutere in questa assise delle problematiche della sanità. Lo ringrazio soprattutto per la vicinanza che
da parecchio tempo, devo dire, ha nei confronti della nostra cittadina, perché ha collaborato spesso con il nostro sindaco anche in situazioni diverse, e questa sera non sono oggetto di discussione. Ed è stato molto vicino al nostro presidio ospedaliero fattivamente, non soltanto, come purtroppo accade in politica, io faccio politica quindi mi ci metto anch'io, soltanto a parole, ma anche e soprattutto con i fatti. Io, il mio intervento sarà breve, intanto perché non posso che condividere gli interventi precedenti e probabilmente condividerò anche i prossimi, ma un qualcosa mi sentivo in dovere di dire come capogruppo. Intanto mi viene mi viene una riflessione. Io voglio sperare che Atri sia stato scelto come ospedale Covid per altri motivi, cioè secondo me questa decisione non ci è piombata dal cielo e non vuole essere assolutamente una critica, ma credo che sia stata scelta Atri forse per la prima volta per una serie di situazioni tecnicamente dal mio punto di vista ineccepibili. Uno, perché l'ospedale di Atri secondo me, e lo dico in maniera campanilistica, cosa che mi succede poche volte, è il miglior ospedale della provincia di Teramo, ma non me ne voglia l'ospedale di Teramo, ma i dati poi anche della gestione del Covid, di come i professionisti che lavorano, dai medici fino ai più umili, non perché siano umili, insomma, degli operatori sanitari, anche a quelli delle pulizie, hanno evitato loro stessi di essere contagiati, il che significa che sono molto professionali, che hanno operato in maniera eccellente e che sono soprattutto stati anche guidati bene, probabilmente i reparti dai dottori, dai primari, dai medici, eccetera, e anche le maestranze da una progettualità interna, e qui veramente il dottor Gaetano Pallini, ma anche il dottor Iommarini, tutto insomma l'equipe sia provinciale che soprattutto adriana, di Quirico, sì, il dottor Di Quirico, no, mi perdonerete se dimentico qualcuno, anche la dottoressa Mattucci credo che abbia fatto un ottimo lavoro in questa situazione e quindi non può che essere assolutamente rimarcata. Io credo che sia stata scelta, dicevo, per la professionalità, perché l'ospedale di Atri è un ottimo ospedale, perché l'ospedale di Atri si prestava più di altri ospedali La storia poi ci ha dato ragione, perché in 24 ore sono stati capaci di trasformarlo in Covid e sono certo che in altrettante 24 ore diventerà un ospedale parzialmente riconvertito in ospedale ordinario e parzialmente in ospedale Covid fino a, si spera, il più breve tempo possibile, alla fine dell'emergenza. Ma io credo che sia stato scelto anche perché era baricentrico a quello che almeno all'inizio di questa emergenza Covid è stato il territorio, perché noi eravamo baricentrici alla Valfino e poi purtroppo i numeri, e non solo i numeri, ahimè, ci hanno dato ragione, eravamo baricentrici per esempio a un Pescara che poteva collassare rispetto ad un'eventuale emergenza Covid di numeri ancora più importanti di quelli che già sono importanti, quelli che abbiamo avuto. Quindi ritengo che sia stata una scelta scientificamente ineccepibile. È chiaro che tutti noi vorremmo l'erba più verde e probabilmente volevamo che questo onere spettasse a qualcun altro. È umano ed è condivisibile, però credo che la risposta sia stata altrettanto eccellente, quindi non possiamo che esprimere grazie all'ottimo lavoro svolto dai medici, da tutti quelli che hanno operato nell'ospedale di Atri, ma non solo, perché devo fare un complimento enorme. Il nostro sindaco, e chi ha fatto il sindaco lo può confermare, vi posso garantire che gestire una situazione di questo tipo, e io pensavo onestamente di aver passato tutti i guai di questo mondo, perché tra terremoti, alluvioni e nevicate da 2 metri, pensavo veramente di essere il più sfortunato tra i sindaci, e invece devo dire che forse la più grossa incombenza è capitato nel caso di Atri al sindaco Pier Giorgio Ferretti. E devo dire, ripeto, mi ripeterò più volte, da sindaco, da ex sindaco, che lo ha gestito veramente in maniera eccellente, impegnandosi dalla mattina alla sera, non strumentalizzando niente, invitando la gente a comportarsi in maniera corretta, dando le giuste ordinanze, intervenendo e anche, come dire, condividendo con la popolazione, non solo, anche con la popolazione chiaramente tecnica e scientifica, quindi medici in assoluto, i dati, cercando anche di venire, dicevamo prima, con il sindaco, siamo probabilmente il comune più tamponizzato sicuramente della provincia di Teramo, anche domani mattina ci saranno altri tamponi, e questo è sicuramente un fatto estremamente positivo che va chiaramente alla ASL, a tutta la struttura sanitaria, ma va anche all'impegno del sindaco, e insieme al sindaco va ringraziato, perché va detto anche tutte quelle associazioni di volontariato, comincio sempre dalla protezione civile, per me la protezione civile significa Croce Rossa, Caritas, insomma una serie di associazioni di volontariato che sono stati insieme
assieme in questo caso all'assessore al commercio, all'assessore agli affari sociali, ma devo dire in generale a tutta la struttura amministrativa e tutta la struttura del Consiglio Comunale, opposizioni comprese, sempre in prima linea per cercare di alleviare quanto più possibile questa situazione veramente spesso paradossale, perché nessuno di noi poteva pensare di ritrovarsi per mesi chiuso dentro casa, poter uscire solo per fare spesa o per situazioni insomma emergenziali e addirittura dover, come dire, non più avere quello che distingue noi umani, cioè voglio dire, il contatto umano nel senso proprio di contatto fisico. Eppure ci siamo abituati anche a questo, questa sera noi siamo distanziati, portiamo i dispositivi esattamente come il Presidente Marsiglio ci ha detto di fare, perché così gli scienziati dicono che bisogna fare per combattere questo maledetto coronavirus. Ecco, io volevo semplicemente dare questo contributo, chiaramente annuncio a nome del gruppo Atri la sfida continua il nostro voto favorevole. Ringraziamo anche i capigruppo, in questo caso io casualmente sono stato per la prima volta a quella conferenza, capogruppo del PD, ma anche tutti gli altri capigruppo per aver proposto e condiviso insieme a noi, anche noi abbiamo chiaramente fatto la nostra parte, questo documento che insieme al sindaco sarà sicuramente domani trasferito, grazie anche, lo ringrazio prima, all'apporto che sicuramente il consigliere Emiliano Di Matteo ci darà. Per cui grazie e grazie a tutti voi che avete veramente combattuto in prima linea. Buonasera a tutti, sindaco, consiglieri, ringrazio anche io il consigliere regionale. Io volevo dire giusto due parole. Allora, il nostro ospedale in passato è sempre stato riconosciuto come un gioiellino, veniva così presentato anche in riviste di importanza nazionale come il paradiso di Atri, quindi un esempio di efficienza nella prestazione, nella qualità, nella quantità di prestazioni erogate, nell'ottima, nella professionalità degli operatori e nel rapporto tra servizi offerti e pazienti che usufruivano di questi servizi. Nel corso degli anni il nostro ospedale purtroppo è stato mano a mano impoverito di tanti di questi servizi che ci rendevano orgogliosi a livello nazionale. Però veniamo al presente. Nel presente Atri ha ricevuto una chiamata molto importante ed ha risposto presente. Ha dato questa risposta con orgoglio, con professionalità e con coraggio anche. E tutta la comunità si è stretta attorno a questo ospedale, tutti abbiamo cercato di sostenerlo, ognuno in base alle proprie competenze, capacità e possibilità. Quello di cui l'ospedale adesso ha bisogno è di concretezza, ha bisogno di un impegno reale e concreto e di un programma di riattivazione di tutte le prestazioni precedentemente erogate. E mi permetto di dire che la proposta che abbiamo così sottoscritto tutti insieme e più che altro, ecco, è un atto di indirizzo, è una proposta. Gli aspetti tecnici e le procedure attraverso le quali realizzarle ovviamente non spetta a noi deciderle nel dettaglio. È un momento in cui molto semplicemente mi permetto di dire che non possiamo sbagliare nulla, perché è un momento molto delicato, ma voglio avere fiducia e voglio credere che le autorità regionali, insieme alle autorità sanitarie della ASL, sapranno ben valutare come realizzare questo ripristino delle precedenti attività, come potenziarlo come merita, tenendo conto che il nostro nosocomio è un punto di riferimento anche per una vasta area territoriale circostante. Ritengo che appunto la sua importanza debba essere riconosciuta, debba essere ripristinata, e volevo sottolineare anche il fatto che un progetto del genere, che vedrà convivere diciamo due strutture separate ma comunque contigue, abbia necessità anche di una particolare attenzione alla gestione di uomini e mezzi che saranno necessari per realizzare tutto questo nel modo più sicuro possibile, considerando appunto la delicatezza della situazione emergenziale che purtroppo non è ancora finita. Anch'io ovviamente appoggio questo progetto e questa idea e ringrazio.
Signor Presidente, colleghi consiglieri, consigliere Di Matteo, come gruppo di Fratelli d'Italia chiaramente abbiamo sottoscritto e quindi appoggeremo questa risoluzione. Il mio intervento sarà veramente molto breve, non voglio ripetermi perché faccio mie tutte le considerazioni dei colleghi che sono state sin qui esposte. Volevo solo portare un piccolo contributo, diciamo, di carattere generale, perché finalmente, drammaticamente purtroppo, ahimè, questa esperienza ci ha chiarito un fatto fondamentale, perché non possiamo vivere solo nell'emergenza e nell'immediato e quindi ricordare certamente la prova positiva dell'ospedale e della collettività. Ma noi veniamo da 10, forse 20, magari 25 anni di politiche che si sono incentrate esclusivamente sul taglio dei servizi pubblici e principalmente sul taglio della sanità pubblica. E allora questa deve essere l'occasione per ribadire con fermezza, io lo faccio a nome del mio partito, ma spero e sono certo anzi che finalmente si cominciano ad aprire gli occhi, difenderemo e dobbiamo difendere la sanità pubblica. Io non posso dimenticare ministri, parlamentari, assessori regionali che negli ultimi anni sono andati in televisione a vantarsi di aver tagliato chi 1 miliardo, chi 3 miliardi, chi 5 miliardi di spesa pubblica, soprattutto sulla sanità, chi andava in televisione a vantarsi di aver chiuso ospedali, di aver chiuso reparti. Qualcuno diceva che prima o poi il conto si sarebbe presentato, il conto purtroppo è arrivato, perché è vero sì che il Covid, questa pandemia, è stato un evento eccezionale, ma è anche vero che abbiamo assolutamente, o meglio scientificamente, indebolito la nostra sanità. Sono felice che da parte del PD, non voglio fare polemica, però mi conoscete, non ce la faccio, c'è chi ha iniziato a picconato i reparti eccellenti dell'ospedale di Atri, che oggi venga qui a chiedere che vengano riaperti il reparto di ginecologia ostetricia. Io sono con voi, ma forse bisognava pensare prima, invece di vantarsi di tagliare la sanità. Quindi questo è il messaggio che io voglio mandare. Difendiamo e difenderemo la sanità pubblica. E io sono convinto e spero, ma saremo qui per denunciare se ciò non dovesse avvenire e accadere, che la Regione Abruzzo saprà dare le risposte, non solo per Atri, perché noi dobbiamo uscire da questa mentalità del campanile. Abbiamo sempre detto che Atri non è perché l'ospedale di Atri, l'ospedale del territorio. Ma ci sono anche gli altri ospedali nella Regione Abruzzo che devono vivere perché offrono servizi fondamentali. E quindi io credo che, oltre la tragedia immane del virus, coronavirus, forse una sola cosa positiva l'ha avuta e lo sta avendo, è quella di far cadere tutta questa falsa propaganda degli ultimi anni, incentrata solo sui tagli e sulla demonizzazione della sanità pubblica. Chiaramente il nostro voto a questa risoluzione non mancherà e faremo di tutto, consigliere Di Matteo, vi stimoleremo, ma non solo nell'interesse dell'ospedale di Atri, ma come ho detto nell'interesse della sanità pubblica di tutta la Regione Abruzzo. Grazie. Se non ci sono altri interventi, invito il consigliere Di Matteo.
Ok, sospendiamo il consiglio, prendiamo la seduta, la segretaria procede con l'appello. Ferretti Pier Giorgio, Astoffi Gabriele, Felicione Domenico, Giuliana Alessandra, Centorame Mimma, Faiazza Alessia, Macera Pier Francesco, Di Basilico Alfonso, Pavone Domenico, Pelusi Giada, Forcella Cristina, presente. E Figliani Francesco. Marcone risulta assente, Basilico Paolo assente, Giuliani Ugo, Prosperi Alfonso e Di Luzio Cinzia. Siamo 15 presenti. Dichiaro la seduta aperta. Prima di passare alla votazione del primo punto all'ordine del giorno, do atto che ho consegnato a tutti i consiglieri il documento che ha presentato il consigliere Basilico riguardante il quarto punto all'ordine del giorno. Procediamo con la votazione. Favorevoli? Votiamo anche l'immediata eseguibilità al fine di trasmettere agli organi preposti il documento. Immediata eseguibilità, favorevoli? Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, riconoscimento debito fuori bilancio in merito alle spese sostenute per fronteggiare l'emergenza vento di burrasca del 4, 5 e 6 febbraio 2020. Relazione il sindaco. Se sono tutti d'accordo proporrei di discutere il punto 1 e il punto 2, cioè anche la variazione al bilancio, contemporaneamente, anche perché c'è la dottoressa Di Crescenzo per eventuali domande tecniche, altrimenti lo facciamo distintamente. No, le votazioni no. Le votazioni sono sempre distinte. Le discussioni dovrebbero essere separate. Allora va bene. Allora, per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, riconoscimento debito fuori bilancio in merito alle spese sostenute per fronteggiare l'emergenza vento di burrasca, si tratta sostanzialmente delle problematiche legate al mese di febbraio per i forti danni che ci sono stati sul territorio a causa delle forti raffiche di vento, in particolare quindi agli interventi che sono stati fatti sul territorio in urgenza e quindi all'edificio del CTI, alla scuola di Fontanelle e alla scuola di Tre Ciminiere, un intervento per circa 50.000 euro, IVA compresa, allo stadio Pavone di circa 37.000 euro e all'edificio del museo etnografico per oltre 18.000 euro. Nel complesso una somma di 103.000 euro, globale di 103.000 euro, appunto ripeto, in urgenza, proprio legata ai danni che ci furono sul territorio. Ci sono interventi al riguardo? Prego. Oltre al consigliere Giuliani ci sono altri interventi? Allora, il mio intervento è limitato soltanto a un aspetto, in particolare forse due. Si tratta, per quanto riguarda gli eventi climatici, nulla questio. Tuttavia, la perplessità è se si è avuto da parte dell'ufficio tecnico, se si è portata avanti una valutazione circa anche le responsabilità eventuali, perché non è dato saperlo ad oggi, dell'accaduto. Faccio due esempi soltanto. Credo che sul tetto del museo etnografico qualche mese prima di questi eventi ci siano stati degli interventi da parte di qualcuno per il rifacimento del tetto, di una porzione del tetto, ma chiedo a voi, chiedo al sindaco, alla delega di fare chiarezza su questo, perché non lo so con certezza. Per quanto riguarda invece la torre faro dello stadio comunale, la perplessità che mi viene è questa. Questa torre faro è crollata a seguito di questi eventi compresi tra il 4 e il 6. Tuttavia lo Stato
di cattiva manutenzione, di quella come delle altre due che sono state tolte, era noto all'amministrazione già da tempo, più volte denunciato dalle associazioni sportive che gestiscono l'impianto sportivo. Il palo in questione, soprattutto quello che poi è crollato, era già ammalorato da anni, addirittura forse da qualche mese, se non da qualche anno, era anche inclinato rispetto al proprio asse perpendicolare, e questa era stata anche denunciata dalla stessa associazione sportiva. Ora, la domanda che mi preme fare è questa: visto che tutta l'illuminazione pubblica del Comune di Atri è stata data in gestione alla ditta Ottima SRL e che questa ditta Ottima ha il dovere della manutenzione ordinaria di tutta l'illuminazione pubblica e quindi anche di queste torri faro, con ogni probabilità, io ho visto che nell'ambito del contratto stipulato a giugno 2017, credo, con cui è stata conferita la gestione di tutti i corpi illuminanti del Comune alla società, sì, 29 giugno 2017, comprese anche le torri faro, nel capitolato d'appalto e quindi nel progetto esecutivo, questa società si era impegnata ad una serie di interventi, chiamiamoli di manutenzione ordinaria, che riguardavano tecnicamente delle macro aree. Scusate, ma io qua con gli occhiali e la mascherina ho serie difficoltà. Delle macro aree che avevano ad oggetto in particolare il rifacimento e l'efficientamento dei quadri elettrici, delle linee elettriche, dei corpi illuminanti, sostituzione delle lampadine vecchie con i LED, ma la cosa che mi è balzata all'occhio è anche intervento che riguardava i sostegni. Si legge: l'obbligo di revisione dei pali, bracci esistenti mediante interventi puntuali finalizzati al ripristino delle morsetterie, ricablaggio, eccetera, eccetera, riverniciatura e eventuale verticalizzazione anche dei pali che risultavano inclinati. Obbligo di sostituzione dei pali esistenti, se ammalorati, con dei nuovi. E addirittura l'intervento prevede addirittura il riutilizzo o il rifacimento della fondazione esistente, se non era più in grado di garantire la stabilità e la sicurezza della Torre Faro. Quindi la domanda è questa: perché dal 2017 al 2020 questi problemi erano noti? Perché non sono stati posti in essere gli interventi per i quali si era impegnata questa società? E perché per eventuali omissioni deve pagare il Comune, seppur in somma urgenza, e quindi tutta la collettività? Questa è la perplessità che ci è venuta e per la quale chiediamo spiegazioni al Sindaco. Allora, in merito agli interventi sul museo etnografico, non mi risulta che ci siano stati interventi al tetto nel corso dei mesi precedenti, sicuramente non opere strutturali, penso proprio nessun tipo di intervento. Relativamente invece al campo sportivo, è chiaro che l'amministrazione comunale, anche quelle che si sono precedute a questa attuale, naturalmente i problemi legati alla manutenzione in generale di un ampissimo territorio non hanno consentito consistenti investimenti, anche se ce ne sono stati, sugli impianti sportivi in generale. Per quanto riguarda però la Torre Faro che ha avuto appunto consistenti danni fino a cadere, ma quella non era legata al contratto con Ottima, cioè quella non era stata affidata alla Ottima, come non erano stati affidati alcune porzioni di territorio e più in particolare oltre al campo sportivo anche il CTI. Quindi naturalmente la ditta non era tenuta a fare quelle opere di cui facevi menzione. Cioè il campo sportivo comunque era rimasto in gestione diretta del Comune di Atri, unitamente ad altre zone, ripeto, tra cui anche il CTI.
Piuttosto, ecco, si potrebbe pensare nell'ambito di un ampliamento di quel project, essendoci ancora i margini, forse di poter affidare anche le strutture sportive del CTI e del campo sportivo. Per questo chiaramente l'amministrazione sta valutando. Io dopo quegli eventi ho avanzato un'interrogazione proprio in merito e con una nota del 25 febbraio, protocollata al numero 4038, è proprio l'ufficio lavori pubblici mi risponde dicendomi che gli impianti di illuminazione situati all'interno del campo Pavone, leggo testualmente, sono stati affidati alla ditta Ottima come da contratto di appalto del 29 giugno 2017, repertorio 1588. È l'ufficio comunale che mi ha detto questo. E quindi se alla luce di questo poi continua dicendo che in realtà però questo tipo di intervento per il quale è stata utilizzata la tecnica della somma urgenza non è ascrivibile alla competenza della ditta Ottima, proprio perché è quello che vi dicevo prima, la distinzione tra ordinario e straordinario per quanto riguarda l'intervento, ma capite bene che la distinzione tra l'uno e l'altro è labile quando tu ometti, non per mesi, per giorni, ma per anni, l'intervento di ordinaria manutenzione, alla fine l'intervento si trasforma in straordinario inevitabilmente, specie dopo un crollo addirittura della Torre Faro. Quindi dire che quello è un intervento straordinario, visto così di per sé, è facile dirlo. Ma se quel crollo poteva essere evitato nel corso degli anni con interventi di manutenzione ordinaria, così come sono descritti nel capitolato d'appalto per il quale si è impegnata la stessa società, forse poteva essere evitato, che ne so, con una verticalizzazione che si era impegnata a fare del palo, con una ribolluna. No, guardi che l'ufficio mi ha risposto che invece è affidata Ottima. Questa è la nota. Per favore, al microfono. Se questo è il problema, posso chiedere. Se devi dire ancora, completa, poi parlo io. L'ordinaria manutenzione dell'impianto sportivo Eusebio Pavone si parla semplicemente noi del palo che era già caduto, perché i pali ne erano quattro, uno era a terra già da qualche anno, credo la nevicata precedente se non ricordo, e della situazione dei pali. Sapevamo già che ci volevano circa 50-60 mila euro a palo per rimetterlo a posto. La ditta Ottima ci faceva semplicemente l'ordinaria manutenzione, cioè se si fulminavano le lampadine, della situazione del palo, non chiaramente così grave come poi il vento ha creato. Il Comune di Atri sapeva benissimo che quelle torre fare dovevano essere tutte quante cambiate. Il problema è che per cambiare tutte e quattro le torre fare ci occorrevano circa 230 mila euro. Noi non avevamo 230 mila euro. Da qui non devo né difendere né accusare Ottima, stiamo parlando però di due cose completamente diverse. Non è che Ottima, come dire, in un anno di gestione ordinaria dell'Eusebio Pavone ha fatto sì che i pali cadessero. Non è quello il problema. Non si poteva intervenire su quei pali perché per intervenire definitivamente ci occorrevano un sacco di soldi. Non ce l'avevamo i soldi, la cosa più semplice di questo mondo. Siccome nessuno però poteva prevedere un vento di quel tipo e i danni, così come non era previsto la palestra che se ne cascava per la nevicata di 2,5 metri o il palo Alessandrini che cascasse, fatto oltretutto con l'Eternit e con una serie di cose. Anche prima, anche noi potevamo dire che quello era caduto perché le amministrazioni precedenti l'avevano fatto con l'Eternit e l'avevano fatto come le stalle, anzi nemmeno le stalle degli animali si fanno più in quel modo. Il motivo è questo, quindi cercare una responsabilità in un qualcosa che ha dell'imponderabile mi sembra strano, ma comunque non è una questione, credo, io non sono un tecnico, della Ottima, perché la Ottima in questo caso non ha nessuna responsabilità. Ma come non ce l'avrebbe anche per i pali, per esempio a Roseto sono caduti dei pali, non è che la ditta che è la manutenzione, cioè noi abbiamo detto che bisognava cambiare dei pali, non è che possiamo manutentare, c'è una, come dire, una
visione costante della situazione e si cerca chiaramente se c'è una situazione di pericolo. In quel caso nessuno aveva detto che c'è una situazione di pericolo, poi il vento forte ha creato quella situazione, ma non è che nel contratto di manutenzione c'era il cambio delle quattro torri faro, perché ripeto, l'investimento forse è molto semplice parlare e scrivere, ma poi ci vogliono i soldi. L'investimento è enormemente elevato, non stiamo parlando di qualche decina di migliaia di euro, stiamo parlando di qualche centinaia di migliaia di euro che tuttora bisognerà spendere per rimettere su le torri faro. Ecco perché stiamo cercando di trovare un accordo con la ditta che ci permette di ammortizzare questa spesa molto grande in 20-25 anni, e tuttora abbiamo difficoltà a trovare e a reperire i fondi per fare questo. Quindi non, solo questo volevo precisare, perché se no continuiamo a parlare tra ordinaria e straordinaria, tra responsabilità e irresponsabilità. No, non c'è, voglio dire, in questo almeno mi sento di a mente, insomma, dopo due anni mi sento di poterlo escludere. Qui non c'è responsabilità o volontarietà, qui c'era una situazione in cui la Torre Faro che si era caduta e le altre quattro andavano spostate e cambiate, anche perché erano strutture, tra virgolette, anche come dire, strutturalmente vecchie o datate, diciamo così, però ci vogliono un sacco di soldi. Tantissime altre cose andrebbero fatte in tanti altri paesi, impianti sportivi non adatti, non si possono fare perché mancano i soldi. Non sempre si hanno i soldi per farlo. Da qui però a dire che responsabilità o cercare la responsabilità di qualcuno, cioè non è che qualcuno non vuole, se la responsabilità è di una ditta che ha sbagliato i lavori, quella ditta pagherà, sarà assicurata, eccetera. Da qui non è che cerchiamo responsabilità quando non ne hanno, ecco, semplicemente. Esattamente come sul museo etnografico, cioè nessuno ha fatto lavori di strutturale o di copertura, anche lì il vento ha portato. Adesso che facciamo? Andiamo a vedere se c'è responsabilità, perché nessuno ha previsto un vento di così importante, come dire, portata, che ha creato dei danni. Cioè, no, mi sembra di aver come? Sì, noi gli abbiamo detto di no. Lo stesso ha detto, se c'è la responsabilità, è stata accertata la responsabilità, siccome c'è una distinzione tra l'ordinaria manutenzione e la straordinaria manutenzione, se si mette in dubbio anche questo, no. No, no, ha chiesto anche questo. Lui ha detto che l'ordinaria dopo X tempo diventa straordinaria. Ah, del tetto. Allora, sul tetto non c'è nessun lavoro eseguito e sul palo, da quello che mi risulta, ma possiamo anche accertarcene, non ci dovrebbero essere assolutamente responsabilità, però sarà compito degli uffici far sapere se sono state riscontrate irregolarità nella gestione del contratto. Procediamo con la votazione. Favorevoli? Contrari? Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Terzo punto all'ordine del giorno, ratifica delibera della Giunta Comunale numero 46 del 1 aprile 2020 con oggetto variazione di bilancio 2019-2021. Esercizio 2020, emergenza Covid-19. Volevo aggiungere a conclusione del punto precedente, comunque per quanto riguarda tutte le spese effettuate, in ogni caso è stata fatta la richiesta all'assicurazione, essendo ovviamente i beni comunali tutti assicurati anche per quei casi particolari. Rientrando nel merito del punto all'ordine del giorno, cioè della variazione al bilancio, si tratta di una variazione al bilancio di circa 140.000 euro globali, distinti per quasi 80.000 euro in entrata e uscita, entrata dal Ministero dell'Interno e uscita a favore dei beneficiari sul territorio dei buoni spese e quindi del contributo assegnato dal governo proprio come misura di sostegno alle famiglie che hanno avuto le problematiche connesse al Covid, e per 60.000 euro, anche se sono diventati ormai 75 perché a tanto ormai ammonta
ammontano le somme entrate a sostegno del presidio ospedaliero proprio in entrate e in uscita per, a sostegno del presidio ospedaliero San Liberatore, dottore, non San Salvatore, come è scritto sulla delibera, e innumerevoli e la stampa pure fa insomma sta confusione, non so se solo il nome o proprio con l'ospedale dell'Aquila. E a questo proposito sento di ringraziare la dottoressa Di Crescenzo e in generale gli uffici proprio anche per la celerità del lavoro, sia per quanto riguarda la concessione di buoni spesa e relativamente al presidio ospedaliero, oppure per la funzionalità in accordo con la farmacia e la direzione sanitaria del presidio. Ci sono interventi? Sì. Oltre al consigliere Giuliani ci sono interventi? In merito a questo punto all'ordine del giorno annuncio già la dichiarazione di voto favorevole per la, per questo riconoscimento. Noi sollecito soltanto un aspetto, abbiamo già avanzato una richiesta all'ufficio perché è la richiesta che, di cui ci siamo fatti portavoce rispetto a, a cittadini che ce l'hanno girata, cioè di rendicontare le spese effettuate, perché a noi che hanno chiesto ma, cosa è stato acquistato, come sono stati distribuiti i soldi, sinceramente non abbiamo saputo dare una risposta, perché sia abbiamo chiesto i criteri con i quali, che in realtà sono anche stabiliti dalla legge, se vogliamo dare una precisazione, i criteri con i quali sono stati distribuiti i soldi che sono arrivati dalla Protezione Civile, e anche come sono stati spesi i soldi e come saranno spesi poi in futuro, perché immagino che le donazioni avvengano ancora nel corso dei giorni a venire. Quindi una rendicontazione in maniera tale che tutti i cittadini sappiano cosa è stato fatto dei loro soldi, ecco, per l'ospedale di Atri e anche per le famiglie più bisognose. Tutto qua. Io invece approfittavo del discorso sui buoni spesa distribuiti, che poi era una delle interrogazioni che ho fatto, ma si traduce in una semplice domanda. E siccome è sul bando, sull'autocertificazione, quindi l'istanza che veniva presentata per avere accesso ai buoni, no? Veniva riportato che il Comune si riservava di effettuare dei controlli. Ecco, questa è una cosa che a me molti hanno chiesto, se sono stati effettuati dei controlli, se saranno fatti e in base a quale criterio verranno individuate le istanze da controllare. Buonasera a tutti. E per quanto riguarda i controlli dell'autocertificazione, si procederà come sempre si procede con le autocertificazioni, cioè a fare anche in questo caso un campione significativo, immagino del 10%, stratificato, e cioè suddividendo la popolazione, il numero delle domande per tipologie, e cioè quelli che hanno le domande che sono state fatte dai titolari di ditte individuali o di società, dipendenti, tenendo presente che la prima, una prima fase di verifica dei requisiti è già stata fatta alla presentazione della domanda, cioè immediatamente alla protocollazione della domanda, che era il criterio per la somministrazione dei buoni, perché era l'ordine cronologico, è stata, scusate, io non ci vedo, cioè o parlo Allora, alla presentazione sono stati immediatamente fatti i certificati di stato civile, subito, all'istante, per verificare la composizione dei nuclei familiari e anche in questo caso verificare se c'erano duplicati di domande, cioè se nello stesso nucleo familiare, se per lo stesso nucleo familiare avevano fatto più di una domanda, e questo è capitato. La seconda cosa che è stata già verificata all'origine, cioè quindi a monte, è la presenza, cioè se un soggetto ha dichiarato di essere titolare di una ditta, di essere titolare o socio di una
di una società e quindi aveva il reddito sospeso, era dipendente. Abbiamo verificato con le procedure sull'Agenzia delle Entrate l'esistenza della ditta. Quindi questa prima fase di controlli è già stata effettuata, è stata effettuata prima di procedere all'erogazione, quindi immediatamente. C'è da fare la verifica facendo il campione, ovviamente, che si farà per il tramite della Guardia di Finanza, delle disponibilità liquide. Quindi si farà un campione significativo, mi immagino che il 10%, ci stiamo ancora ragionando un attimo, immagino che il 10% della popolazione stratificata sia sufficiente. Poi è evidente che se sul 10% della popolazione stratificata viene fuori che il 50%, il 75% ha effettuato dichiarazioni mendaci, si va ad aumentare la popolazione, cioè si va ad incrementare questa percentuale. I controlli si fanno in genere sempre, per esempio stiamo erogando i contributi per i libri di testo, li fa la Regione Abruzzo, cioè la Regione Abruzzo ci manda la Guardia di Finanza, noi diamo tutta la documentazione e la Guardia di Finanza fa poi i controlli sulle autocertificazioni che ci sono state. Oggi un po' meno per quelle, un po' meno lo fanno ancora un po' meno perché l'attuale modalità di dichiarazione ISEE già prevede che cioè una volta che la dichiarazione ISEE è fatta è certo quello che è stato dichiarato. In genere è così. No, non era impossibile perché ci avremmo messo 6 mesi per erogare i buoni spesa. L'importante è che, diciamo, cosa fondamentale, abbiamo erogato quasi 90.000 euro di buoni spesa, considerando gli 80 che erano stati dati dallo Stato, altri circa 8.000 euro dai privati, perché i privati non hanno fatto soltanto... Non hanno soltanto dato contributi per l'ospedale Covid, qualcuno in particolare ha specificato l'erogazione di questi contributi in favore delle famiglie, e in più 5.000 euro con l'ultima delibera li ha stanziati il Comune di Adri. Quindi no, troveremo in futuro, perché li abbiamo dovuti mettere su un altro capitolo, perché non immaginavamo onestamente che... Noi all'inizio pensavamo, pure per l'ospedale, pensavamo 30.000 euro, ho detto abbiamo, ce ne mettiamo 60, invece abbiamo già superato i 75. Quindi insomma, questo è una... Per quanto riguarda la rendicontazione, noi ce l'abbiamo costante con l'ASL, la quale ci autorizza, ci verifica i preventivi, e poi la direzione sanitaria, abbiamo questo sistema, no? con la direzione sanitaria che fa le richieste, valida i preventivi e valida poi le forniture. Naturalmente le determine di affidamento sono tutte pubblicate sull'albo pretorio, però faremo ovviamente la rendicontazione finale. Procediamo con la votazione. Favorevoli? Immediata eseguibilità. Favorevoli? Ultimo punto. Ordine del giorno del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle. Commissione di scarica. Per quanto riguarda il punto all'ordine del giorno, d'accordo con i capigruppi anche delle opposizioni, chiediamo al Presidente la possibilità di rinviare al prossimo Consiglio Comunale, chiaramente in attesa poi che il documento venga ripresentato alla Commissione di scarica per una condivisione sarà poi chiaramente condivisa anche dal Consiglio Comunale, su proposta chiaramente della consigliera del Movimento 5 Stelle. Okay. Se siete d'accordo, voterei sì. Votiamo per lo spostamento al prossimo Consiglio. Votiamo per il rinvio. Favorevoli? Tutti. Okay. Dichiaro chiusa la seduta. Buonasera a tutti.